Da bambina Laura adorava i conigli. Crebbe, diventò un investigatore privato e si comprò un coniglietto carino che chiamò Pasticcino. Un giorno dovette partire per un viaggio di lavoro. Chiese a Sara, la governante, Annabel, la cuoca e Phoebe, sua sorella, di occuparsene. Ma quando Laura tornò, Pasticcino era sparito. E tutte e tre le donne non sapevano cosa gli fosse successo. Osservale attentamente. Chi sta mentendo? È la cuoca. Vedi? Ha il collare di Pasticcino in tasca. Anche Laura lo nota. Quando Annabel capisce di essere stata scoperta, scappa. Laura la insegue, ma non riesce a raggiungerla. Per fortuna, vede che Annabel è entrata in una palestra. Entra anche lei. Una guardia alla porta la ferma. A quanto pare, tutti i membri di quell'esclusivo club sportivo dovevano sapere una frase segreta per entrare nell'edificio. Laura nota un bigliettino con un indizio vicino alla porta. Riesce ad aiutare Laura a ricavare la frase segreta? La frase è «Per una volta nella vita». Era la risposta giusta. La guardia fa entrare Laura. La ragazza cerca dappertutto, ma non riesce a trovare Annabel. Ma aspetta un attimo, le docce! Quando entra in bagno, capisce che ci sono tre persone sotto la doccia. Ma un momento dopo nota che una di esse sta solo facendo finta di lavarsi. Chi è? È la persona nella seconda cabina. L'acqua scorre, ma non c'è schiuma. Non sta usando né sapone né spugna. Ma, sorpresa, la persona che stava facendo finta di fare la doccia non è Annabel. E allora dove si stava nascondendo? Poi Laura nota un foglio bianco per terra e lo raccoglie. C'è scritto «Segui il coniglio bianco». Guarda bene la stanza e cerca di capire da che parte deve andare la ragazza. Hai visto le orecchie da coniglietto sulla porta? È la direzione per Laura. Ma c'è una serratura a combinazione sulla porta. E è un indovinello quello? Laura inizia a leggere. Il codice è un numero di tre cifre. 6, 8, 2. Un numero è corretto e nella posizione giusta. 6, 3, 5. Un numero è corretto ma nella posizione sbagliata. 2, 0, 6. Due numeri sono corretti ma nella posizione sbagliata. 7, 3, 8. Nessun numero è corretto. 7, 8, 0. Un numero è corretto ma nella posizione sbagliata. Puoi aiutare Laura a trovare il codice? Dai punti 4 e 5 riusciamo a capire che 0 è corretto, ma è nella posizione sbagliata. Il 6 non può essere il nostro numero, altrimenti i punti 1 e 2 sarebbero in contraddizione. Quindi, rileggendo i punti 2 e 3, possiamo concludere che i numeri corretti sono 2, 5 e 0, e il codice è 052. Laura apre la porta e si ritrova in un lungo corridoio che porta a una grande sala. Lì c'è un uomo vestito di nero. È seduto su una specie di trono e ha in braccio Pasticcino. «Bene, bene, bene, eccoti», dice. «Se rivuoi il tuo coniglio, devi fare qualcosa per me». Laura non ha altra scelta che accettare. «Mia moglie Luisa è scomparsa durante uno spettacolo che è andata a vedere una settimana fa. Il tuo compito sarà di ritrovarla». E l'uomo le racconta i dettagli. La ragazza interroga tre testimoni. Dorothy dice che è andata a casa subito dopo lo spettacolo e non ha notato niente di strano. Alina dice di aver visto Luisa andarsene nell'intervallo con un uomo alto e biondo. E Anna dice che era al telefono con suo marito e non ha visto dove è andata Luisa. Chissà cos'è successo a Luisa. Alina, guarda, durante l'intervallo non aveva gli occhiali né le lenti a contatto. Guarda come si muove goffamente.
Ma allora come ha fatto a vedere Luisa che se ne andava con un uomo? Laura mette Alina sotto pressione fino a che la donna non scoppia. Ammette di aver visto una donna che portava via Luisa, ma aveva paura di parlare perché quella donna non sembrava per niente amichevole. Alina dà allora un pezzo di carta che era caduto alla donna, su cui c'era scritto un messaggio in codice, IA Inyagamz. Riesce ad aiutare Laura a risolverlo? Sul biglietto c'è scritto ai magazzini. Quando Laura arriva vede tre edifici. Capisce che non ha abbastanza tempo per perquisirli tutti. Deve scegliere quello dove Luisa è nascosta e in fretta. Puoi aiutare Laura? Osserva attentamente l'edificio blu scuro. Vicino alla finestra, la parola aiuto è stata incisa con un oggetto appuntito. Dopo aver fatto un giro intorno all'edificio, Laura trova tre chiavi. Deve capire quale apre la porta. In fretta! Ecco la chiave! La porta si apre e Laura vede una donna seduta in un angolo. È Luisa. Aiuta la donna ad alzarsi e corrono via. Fuori ci sono tre taxi. Quale devono prendere? Il primo non ha la targa. Sospetto. E l'autista del secondo è proprio la donna che ha rapito Luisa una settimana fa. Ha dei baffi finti e un berretto da baseball e finge di essere un uomo. Laura e Luisa devono prendere il terzo taxi. Ma la fortuna non è dalla loro parte. La macchina si rompe prima che riescano ad arrivare dal marito di Luisa. Devono camminare. Si trovano davanti a tre sentieri. Uno porta a una palude. Gas tossici aleggiano sulla superficie dell'acqua. Il secondo è pieno di piante velenose. E sul terzo ci sono sciami di vespe agitate. Che sentiero devono scegliere Laura e Luisa? Il secondo, almeno le piante non si muovono, così se stanno attente possono anche evitare di toccarle. Infine arrivano a casa di Luisa. Quando l'uomo in nero vede la moglie, la abbraccia e dice allora: mi dispiace di aver usato questo metodo, ma ero disperato. Non posso dirti perché, ma ho dovuto tenere nascosta la sua scomparsa. Ecco perché ho deciso di coinvolgerti. Per ringraziarti, voglio regalarti una cosa, ma per averla devi sciogliere questo indovinello. Il proprietario di un negozio di elettronica arriva a lavorare e vede che la cassaforte è stata forzata. Il suo denaro è sparito. Chiama la polizia. Quando l'investigatore arriva, il negoziante spiega che la chiave della cassaforte era nello stesso portachiavi delle chiavi del suo camion. Due dei suoi impiegati, Andrew e Ryan, avevano usato il camion e quindi le chiavi, ma gliele avevano sempre restituite. L'investigatore interroga gli autisti. Qualcuno ha forzato la cassaforte del negozio ieri? Cosa sapete di questo incidente? Andrew risponde: non ho copiato la chiave, non saprei neanche quale copiare. E Ryan dice: lavoro qui da 3 mesi e non sono ancora entrato nell'ufficio del capo. L'investigatore capisce immediatamente chi è il ladro. E tu? È stato Andrew a rubare il denaro. L'investigatore non ha detto com'era stata aperta la cassaforte. Come faceva Andrew a saperlo? Laura indovina la risposta. L'uomo le restituisce pasticcino e le regala uno smartphone nuovo di zecca, che è protetto da una password. Quando Laura tenta di sbloccarlo, ecco cosa vede. Scrivi i numeri al contrario. Sembra un compito difficile. Per fortuna, Laura è molto intelligente. Non ci mette molto a scrivere la risposta corretta e sbloccare l'aggeggio. E quindi, qual è la password? Iremum i ittut, cioè tutti i numeri scritto al contrario. Non riesce a credere ai suoi occhi. Lo aveva sognato per tutta la vita, ma per ottenerlo doveva partire per un viaggio molto, molto strano.